Cari amici, una nuova puntata di City Report in car. Siamo con l'amico Frank e questa volta vi portiamo in diretta. Stiamo percorrendo la strada, ci siamo appena fermati un secondo, che porta verso il Municipio 9. Come mai andiamo nel Municipio 9? Ci sono arrivate diverse segnalazioni in questi giorni di situazioni strane, cioè di persone che appunto ci sono dei cavalcavia pedonali, delle strade che dovrebbero portare appunto le persone, i bambini, le donne da una parte all'altra di queste strade, che purtroppo sono mal frequentati, sono pieni di urina, di feci, tantissime cose che non dovrebbero essere lì, immondizie eccetera, quindi anche un problema sanitario oltre che di sicurezza. E poi c'è vicino i binari della ferrovia, quindi anche questa volta segnaliamo che dove ci sono binari della ferrovia, gente che attraversa, occupazioni, eccetera. Ma facciamoci raccontare qualcosa da Frank. Per esempio, tu hai mai visto un pernotto, un bivacco come quello che abbiamo trovato questa volta? No, questa volta l'abbiamo proprio trovato, congegnato proprio bene, con addirittura degli spazi per la fuga e addirittura tutto messo in ordine. Sì, sì, proprio veramente arredato come fosse una casa, vedrete, su pellettili, addirittura abbiamo l'angolo dentifrici e spazzolini, grande generale, sì, esatto, di queste persone. Comunque per ora è tutto, guardate il filmato, se volete commentatelo e seguiteci. City Report. Via Bovisasca, guardate che spettacolo, ma questo è ancora niente, feci, urine, questo è il passaggio pedonale per attraversare, guardate qui, la Milano ecologica, guardate qui, distrutto per passare dall'altra parte, dove chiaramente è tutta una schifezza, tra l'altro guardate, bombola del gas, e poteva mancarci qualcos'altro qui? No, abbiamo proprio tutto, ma proseguiamo, guardate qui l'urina, guardate che schifezza anche qui. Questa è la strada che dovrebbero fare donne e bambini per attraversare da una parte all'altra questo cavalcavia. L'odore è incredibile. E proseguiamo. Qui potete vedere i vari pertugi. Oggi stiamo testando le nuove telecamere, quindi le proviamo qui con voi. Guardate questa macchina, l'abbandono chiama abbandono, eh? Guardate che roba. Questa addirittura c'è ancora sulla targa. E guardiamo cosa c'è dentro. C'è anche una mutanda attaccata qua, guardate. Bene. Siamo proprio contenti. Guardate che bel passaggio che c'è. Lo state facendo direttamente insieme a noi. Grazie al caffè ci sono stato. C'è anche il gradino. Ed eccoci. Benvenuti nell'accampamento. Giornali, pomodori, riviste, medicinali. Ringrazio la Tour Eiffel, ringrazio l'amico Orso. A distanza di 4 giorni, come potete vedere, la macchina che avevamo segnalato è ancora lì. E la domanda è, quello che vedremo dopo sarà ancora lì? Seguiteci. Allora, qui troviamo tutto un terreno pieno di schifezze, bottiglie, eccetera. Perché ve lo portiamo a vedere?
e lo possiamo vedere. Ringrazio Frank che oggi fa da operatore. Perché? Perché qui tutto quello che succede non è casuale, è studiato, è attrezzato, eccetera. E voi direte, ma attrezzato cosa avranno fatto per attrezzare il tutto? Guardate. Ecco qua. Questa è una parte di quello che vi diciamo attrezzato, guardate. Tagliato, 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 tagliato per ricavare uno spazio dove poter entrare. Che ne dici tu? Fammi solo un cenno con la testa. Sei d'accordo? Sono d'accordissimo. Ok. Poi, se guardi tutto intorno qui, si capisce benissimo che la cosa non è una cosa momentanea, giornaliera, eccetera, ma è un qualcosa di studiato. È proprio per questo che oggi torniamo qui, tra le mille difficoltà che una situazione del genere porta, per farvi vedere che non è che facciamo le immagini cattura e fuggi, no, noi ci studiamo le situazioni e comunque state vedendo con i vostri occhi. Proseguiamo, facciamo la scala che ci porta verso l'albergo. Come purtroppo potete vedere, gli stracci a qualche giorno di distanza da quando siamo venuti sono ancora qui. Segnale evidente che qui l'attenzione non è altissima da parte di chi dovrebbe provvedere. Eccoci, questo dovrebbe essere il passaggio che la gente normalmente fa, bambini e anche donne compresi, per passare da una parte all'altra di questo municipio di Milano. Beppe Sala sindaco. Al di là dell'odore che non potete sentire per fortuna di urina, feci, eccetera, guardate cosa troviamo lungo il percorso. Direi che è un altro sfondamento della recinzione. Come avete potuto vedere, l'altro sfondamento della recinzione, rifiuti e degrado dappertutto, che sono un chiaro sintomo di una situazione che è totalmente abbandonata. Ma proseguiamo. Queste macchie che avete sui gradini, questo bagnato non ha piovuto perché qui è coperto, urina, feci, eccetera. Bicchieri, sigarette. Poi in realtà direi che anche questo sovrappasso non è che nelle massime condizioni. Ormai nella Milano del 2020 bisogna accontentarsi. E più si va avanti, lascio avanti il nostro operatore rap Frank Diamond, guarda che roba. Stiamo tornando dopo 4 giorni. Quindi tendenzialmente ci sono stati tutti i tempi per la pulizia, eccetera. Secondo te avviene la pulizia? Ah, proprio no. E proseguiamo questo percorso. Qui siamo sul cavalcavia che passa sopra. Facciamo qualche decina di metri per arrivare nel punto più piano. Nel frattempo, Frank, se vuoi inquadrare case occupate, case da vendere, ma che non sono vendute, sono un altro rifugio di persone, tipo quella, magari riuscirete a vederla anche giorno e notte. In questo momento siamo di notte perché vogliamo avere un confronto vero col territorio in date diverse. Perché noi siamo fatti così, cioè noi non siamo quelli di slogan, noi siamo quelli della concretezza, non dobbiamo fare una puntata televisiva dove abbiamo mezz'ora e quindi buttiamo tutto quello che c'è e poi chissà cosa succede, seguiamo le situazioni, giorno e notte. In questo caso torniamo di notte dopo 4 giorni, come vi ho detto prima, guardate cosa c'è. Tra l'altro,
Ecco, per i nostri amici più assidui che conoscono meglio Milano e che vedono diciamo molta parte delle cose che facciamo, qua a qualche, diciamo un centinaio di metri, c'è quella famosa discarica che è bruciata l'estate scorsa, che ha creato proprio in tutti i quartieri con il suo fumo, abusiva chiaramente, e qui a qualche centinaio di metri. Quindi, quando si è andato a controllare questa discarica dopo che è avvenuto l'evento tragico, magari farsi un giretto anche intorno. Guardate che cumulo di immondizia, questa è la Milano Green. E proprio qui sotto, dove vedete questa tettoia, ci sono i pernotti che vedrete tra qualche minuto in day and night, cioè giorno e notte. Potremmo vedere cosa succede. Vi ricordo che siamo in via del Martin Luther King, via Moneta. Qui siamo in via Moneta. Questi sono gli sprazzi d'acqua che vedete qui a fianco al ponte. E se puoi seguirmi e metterti un attimo dentro, oltre a questi stendipanni, questa è la feritoia dell'appartamento che andremo a vedere. Questa cosa. Avvicinati pure, guarda cosa c'è dentro. Questo è il sottoscala dove passano le persone ogni giorno. Lo vedete fino al lato destro, poi c'è un angolo, l'angolo poi lo vedrete meglio, abbiamo fatto delle immagini anche di giorno per farvi capire cosa succede, ma proseguiamo, prima di entrare lì vi facciamo vedere un attimo. Siamo direttamente collegati, non abbiamo tagliato nulla. Frank Diamond, rap, in questo caso un rapper che si sta occupando del sociale, dei problemi dei cittadini, e ritroviamo la stessa macchina di 4 giorni fa, che è questa, questa Fiat Punto vecchio tipo. Con tanto di targa, di detriti da ogni parte, lasciata qui tranquillamente. Adesso, cari cittadini, voi mi dovete dire, vi multano per il divieto di sosta, vi multano per le fioriere se avete dei negozi, le tende, eccetera. È fattibile tenere una macchina così? Solo noi vi stiamo dimostrando che qui da almeno 10 giorni, ma come potrete vedere tutto quello che c'è intorno saranno molti di più. Ma guardiamo cosa c'è dentro. Tra l'altro c'è anche la targa, se la vuoi riprendere credo che non sia un problema perché si pubblica strada. Quindi, seguendo la teoria di Rudolf Giuliani, ex sindaco di New York, quella del vetro rotto, se c'è un vetro rotto poi si crea degrado. Guardate qui cosa si è creato. Affacciati da qui, guarda, a parte bottiglie, documenti, una mutanda infilata al posto dell'airbag. Via Ernesto Teodoro Moneta. Abbiamo visto la macchina distrutta, abbandonata, insomma, seguiamo. Ecco, questo è l'ingresso degli appartamenti nel sottoscala. Come potete vedere, sono già presenti dei sacchi di spazzatura buttati da queste persone alla faccia della differenziata, eccetera. E adesso io ingresso un'altra volta di notte per farvi vedere in notturna come si presenta. Qua c'è qualcuno. Qua c'è qualcuno. Tu chi sei? Perché sei qua?
Chi c'è ancora qua? Chi c'è ancora qua? Sei solo? Qua a fianco chi c'è? Vai qua a fianco a vedere se c'è qualcuno. Vai a vedere se c'è qualcuno qua a fianco. Tipo quando faccio duccia, quando mi lavo la testa, quando mi lavo il corpo, lavo un vestito, qualcosa. Ok. Non c'è nessuno allora. Che si può fare? Sono senza documenti. Per favore, fammi un controllo anche di qua, se c'è qualcuno, che rimango io un attimo a fare due parole con lui. Che si può fare? Qua il pezzo di pane per uccellini, per piccioni, per cuori, per uccellini. Metto un'acqua e poi non posso, come si chiama, devi fare qualcosa, non posso dormire. Non faccio qualcosa, non posso dormire. Ascolta. A me non è un problema che tu sei qui, anche se non dovresti esserci. Il discorso è che ci dicono che ci sono delle situazioni strane e non devi venire a controllare. Io non ce l'ho con te. No, per strada non va bene che dormi, qui fa un po' più caldo, va bene. Quando piove, sì. Quando piove qua, guarda qua. C'è un tubo lì. Anche qua c'è un tubo. Qua, viene qua, ma tu di dove sei? Deve acqua, si chiama seccio, qualcosa, perché quando piove forte, acqua viene qua. Non entra nel suolo. Perché entra l'acqua qua dentro? Sì, sì, sì. Mi dispiace. Scusami, mi dispiace. Quando piove forte si deve. Per questo dicevo seccio. Bidone, e poi acqua quando mi lavo, sì. Quando... Ma tu lavori e cosa fai? Non lavoro, sono senza documenti. Niente, non ti fa lavorare nessuno? Sono senza documenti. Sono 40, faccio 49 anni in ottobre, adesso quando hai 30 anni, 20 anni, sì, quando hai... È un problema per tutti, anche gli italiani, quando superi una certa età non lavori più. Dopo 35 anni dice che sei anziano, sei buono per l'anno. C'è un problema con la schiena. Non posso, come si chiama? Comunque sei da solo tu, eh? Sì, sono. Cari amici, avete visto quello che si trova di giorno e di notte in via Martin Luther King, via Moneta? Stiamo chiudendo il servizio. Fatevi le vostre opinioni, guardate come siamo messi, insomma, che dire, questa Milano non è sicuramente una città ben controllata, ben sorvegliata e che pensa ai diritti dei più deboli e soprattutto che fa rispettare le regole. Dopo di questo vi saluto, commentate pure sotto il video, che ci fa piacere sapere la vostra opinione, e per oggi dal Municipio 9 abbiamo chiuso, quindi va bene così. Un saluto a tutti, City Report, qui di trapasso, Franca Diamond, alla prossima.